Tornerà a novembre il Guidarello Giovani, giunto alla sesta edizione con caratteristiche di nuovo format per il 2012. Durerà 9 mesi anziché 3. Per la prima volta si prevede la partecipazione di studenti delle terze oltre che delle quarte classi e ci sarà maggiore libertà di espressione. Il Guidarello Giovani infatti si apre agli strumenti multimediali e oltre al solito reportage scritto sarà introdotto quello in PowerPoint e video. Quest'anno alla sesta edizione abbiamo deciso di rivisitare il format, senza snaturare naturalmente quello che è stato le precedenti 5 edizioni. Abbiamo cercato di dare ai ragazzi degli strumenti innovativi, che saranno poi presentati come il PowerPoint e il video, arricchendo quindi di 2 sezioni quello che era già l'articolo sul reportage aziendale. Beh, a livello nazionale e in particolare noi a livello Ravennate abbiamo sempre dato molta importanza all'educazione dei giovani, al rapporto tra impresa, scuola e giovani. Non è facile perché siamo tutta gente molto impegnata, abbiamo degli staff di supporto molto validi e soprattutto negli anni siamo riusciti a creare un rapporto con i docenti in particolare che ci sta dando sempre più soddisfazione. Qui a Ravenna infatti oggi presentiamo per la prima volta un'edizione estesa che è anche un po' una sfida perché i tempi sono sempre più stretti per tutti e noi ci andiamo un po' a complicare la vita, ma questo è il senso e il segno del fatto che crediamo profondamente nell'importanza del rapporto dell'impresa con la scuola per il futuro. In tutti i paesi dove questo rapporto è più stretto è chiaramente più valido poi dopo l'ingresso nel mondo del lavoro di tutte le professionalità.